pagina sportiva dal Corriere dell'Umbria si parte dalla Serie B. Siamo a Terni, Falletti spinge la Ternana, il capitano dopo la prima vittoria. La cercavamo da tempo, ora siamo più sereni. Il ruolo di mezzala, sono libero, dice, di spaziare, mi sento sempre nel vivo del gioco. Intanto per la Serie B femminile le Ferelle vanno di 5 in 5, dopo Genoa e Cuneo anche Ravenna si arrende alla manita rosso-verde. Oggi intanto doppia seduta a porte aperte per la Ternana, in mattinata a Liberati, nel pomeriggio al San Paolo di Narniscalo. Siamo a Perugia in Serie C, a un Perugia singhiozzo contro il Sestri Levante, passa avanti in classifica ma indietro nella prestazione. Bene Santoro e la porta rimasta inviolata, meno il 4-3-1-2 e Adamonis davanti, manca un cecchino. Questa l'analisi. Si parla anche di volley, parliamo della SIR, altro test, c'è Macerata al Palabarton, domani alle 17 amichevole con i marchigiani che militano nel campionato di Serie A3. Ma la notizia del giorno arriva, tornando al calcio e alla Serie C, dal Gubbio, che ieri sera ha giocato a Pescara, alla fine è finita 3-2, a Pescara va sotto nel primo tempo, la ribalta nella ripresa, ma all'89esimo si deve arrendere. Inutili le reti di Iudo e di Massimo, che avevano portato i rossoblù in vantaggio. Vettorel incerto, ma sul... la partita di ieri sera e i commenti di Braglia, i servizi di Giacomo Branco. Pescara-Gubbio nel Monday night della sesta giornata del girone BDC. Proverbiale 4-3-3 per Zeman con Accornero e Merola ai lati di Cupponi in attacco. 4-2-3-1 per Braglia con Di Massimo Boulevard di Spina sulla tre quarti alle spalle di Montevago. Passano 5 minuti e Tuniov salta di forza Di Massimo e carica il mancino dalla distanza. Vettorella risponde presente. Al 19esimo dagli sviluppi di un piazzato Boulevard di raccoglie sul centro sinistra. Sterzate improvvise e tiro a giro, pallone alto. Poi al 25esimo da un gioco corto errato di Vettorella, Tuniov recupera e serve a Cornero, palla verso De Marco, carambola con Mercati che arriva sul destro di Signorini, il capitano rossoblu colpisce male e regala un succoso pallone al limite dove si avventa ancora Tuniov, sinistro chirurgico all'angolino che trafigge Vettorel per l'1-0 Pescara. Secondo sigillo in campionato per la mezzala estone classe 2001, ma evidente la complicità in fase di gestione errata in uscita della difesa eugubina. Il Gubbio prova a reagire ma con poca concretezza, al 34esimo è sempre Tuniov va a crossare da destra in area, colpisce di testa Merola che da buona posizione non inquadra la porta. Al 37esimo un traversone da sinistra di Spina alzata campanile permette a Mercati con un sontuoso stacco aereo di servire in piena area Di Massimo che calcia di prima intenzione sul primo palo, va Pizzari con gran senso della posizione neutralizza la conclusione del numero 7. La prima frazione si chiude con il Pescara avanti di una rete e nella ripresa Bragli inserisce subito Frey per l'acciaccato Morelli, poi dentro anche Chierico per Mercati e soprattutto Udo per Montevago e al minuto 58 Portanova avanza senza pressione alcuna fino a poco dietro il centrocampo e vedendo altissima la difesa del Delfino verticalizza col goniometro proprio per Udo, tenuto in gioco da Brosco che con la palla scoperta invece di scappare sale in maniera inopinata tenendo in gioco sul movimento ad incrocio l'ex Olbia e Cesena che si sistema la sfera in aria e con un destro di precisione batte Plizzari per la rete dell'1-1. Festeggiano gli ultras rossoblù per un pareggio che è anche il secondo sigillo in campionato per Udo. Passano 2 minuti e il gegenpressing di Pierno fa correre Cupponi in area, palla a tempo per Merola che controlla in maniera approssimativa e calcia col destro in malo modo. Fuori Boulevardi, dentro Casolari e il Gubbio è nella partita, tanto che Spina al minuto 64 assiste Di Massimo in profondità sempre alle spalle della linea avversaria. Dalla destra pallone a rimorchio per Udo che vanifica tutto calciando alle stelle. 71esimo minuto, eccelso pallone recuperato da Chierico in pressione su Squizzato, palla a Udo che accarezza la sfera di destro e poi con il sinistro in buca per Di Massimo che approfitta di una linea sempre alte senza alcuna copertura. Così il talento di Sant'Omero corre in area da sole con un collo esterno d'autore fredda Plizzari per il vantaggio rossoblù. Festa eugubina sotto i propri tifosi per la prima marcatura stagionale dell'eclettico esterno d'attacco abruzzese arrivata proprio nella terra natale. Bragli inserisce Pirrello per Spina ma passa poco più di un minuto e Cangiano subentrata a Cuppone crossa da sinistra. Vettorella respinge con i pugni fuori area ma irrompe sui 30 metri Squizzato che con un destro roboante infila il pallone all'incrocio dei pali lasciando di sasso l'estremo difensore del team EUG.
Cubino. Prudezza balistica assoluta per il regista scuola Inter e partita fulmineamente di nuovo in perfetta parità. 89esimo minuto, De Marco lavora un possesso sulla sinistra servendo sul vertice dell'area Moruzzi. Il laterale difensivo mancino si sposti il pallone sul prediletto piede sinistro lasciando partire un fendente a incrociare d'effetto che Pirrello non riesce a contrastare e Vettorel vede solo passare a lato del guantone prima di terminare in rete. Gol pazzesco, il primo tra i professionisti per Moruzzi ed esplodi il popolo dell'Adriatico per la remontata del Delfino. Finisce 3-2 per il Pescara, il Gubbio mastica amaro e perde l'imbattibilità restando a quota 9 in settima piazza. Ora venerdì sera c'è l'impegno di Coppa a Rimini, lunedì 9 altro posticipo serale, questa volta al Barbetti al cospetto della Carrarese. Risultato giusto o non giusto, ha perso la partita, ha fatto tutto te. Hai fatto e disfatto, perciò di cosa dobbiamo parlare? Ce la dobbiamo prendere solo con noi, di cosa stiamo parlando? E noi abbiamo fatto 3 errori e abbiamo preso 3 gol. Bisogna chiedersi tante altre cose, perché è tutta la settimana che diciamo non mettiamo mai la palla dentro perché sono bravi a ripartirti, infatti primo gol dentro. Secondo, abbiamo messo lì, lascia perdere quello, poi c'ha avuto un gran tiro, bravo, lo sta facendo, per carità, ma la puoi tenere, puoi fare quello che vuoi. E perciò è inutile che stiamo a parlare, la partita l'abbiamo fatta come la dovevamo fare. È un peccato vedere ragazzi che sono molto dispiaciuti per non dire altre cose, perché sanno che non si meritavano di perdere. Io fossi loro ripartirei dalla prestazione e mi preparerei da tutto qui, intanto purtroppo indietro non torni, devi accettare la realtà. E allora vi ricordo che eccezionalmente Fuori Gioco va in onda questa sera alle 21:15 proprio per i commenti post gara del Gubbio, ma non solo, parleremo di Perugia, parleremo di tutta la Serie C, una puntata eccezionale anche per la conduzione, questa sera infatti non potrà esserci per impegni Giacomo Branco, ma ci sarà Federica Monarchi con i suoi ospiti, l'appuntamento dunque è alle ore 21:15. Andiamo avanti, sempre dal Corriere dell'Umbria, parliamo di go-kart, siamo a Città di Castello, Battistoni punta il mondiale, il giovane Tifernate sarà impegnato da domani in Lombardia nella kermesse iridata. Atletica leggera, eletti campioni regionali ragazzi, doppiette per Baiocca e Bordoni, pure Lepi e Spagnuolo sprintano. Basket di A2 femminile a Umbertide, la PFU, la testa va al debutto con Treviso e poi da Terni c'è il mondiale di scherma paralimpica, festa per l'apertura alle 16, la cerimonia inaugurale della kermesse presentata ieri alla Fondazione Carit. Questo era il Corriere, la Nazione. Allora, da Perugia, rosso di rabbia per Adamonis, attesa la squalifica. Habibi in pole per la porta, tra oggi e domani la decisione del giudice sportivo. Sono rimasto volentieri, dice Simone Santoro, voglio aiutare il gruppo. E poi Grifo subito in campo, c'è la Coppa, Ricci resta in dubbio. L'Under 16 esordio con successo, blitz dell'Under 15 a Benevento. E poi il Gubbio si arrende solo nel finale, il titolo su Pescara Gubbio. Gol e spettacolo contro Zeman, ma è il Pescara a far festa al 90esimo. Per il calcio di Serie D, Trestina Tascini festeggia 101 gol. Per il calcio di Serie B, Ternana subito una conferma contro il Cittadella. Falletti e gli auguri per l'anniversario del club. Dal volley di Superlega, la Sir Perugia torna al lavoro mercoledì, test con Macerata. Andiamo al Messaggero. La Ternana vuole volare dopo l'inizio pieno di amarezze, ora la squadra sembra voler cominciare a macinare punti per riprendere velocemente la corsa verso i play-off. Da Terni la scherma mondiali paralimpici, abbiamo visto parte la grande festa, alle 16 la cerimonia di apertura e poi Grifo da sciogliere il nodo portiere, Adamonis rischia più giornate di squalifica dopo il rosso con il Sestri Levante. Gubbio brutto KO contro il Pescara, beffa nel finale e in basso per l'eccellenza da Foligno, ACF da Vertigini, Petterini, siamo davvero cresciuti. In casa Foligno c'è da incassare un altro KO, un po' di sfortuna ma serve più attenzione. Chiudiamo col Subbuteo e Santicchia che è ancora campione. E
Era l'ultima notizia per questa rassegna stampa che si chiude qui, dunque vi ricordo nuovamente questa sera, eccezionalmente di martedì, l'appuntamento alle 21.15 con Fuori Gioco. Per il resto ci vediamo dalle 19.30 con la striscia dei TG serali. Buona giornata.